Bella ragazzi, qui Toxic. E oggi, scusate, stavo chiudendo la porta. Siamo qui in questo nuovissimo squad builder, il primo e l'ultimo di FIFA, dove vi farò vedere una bella squadra tedesca, della Bundes ovviamente. Non c'entra niente l'allenatore, però ho messo questo qua. Allora, iniziamo subito con René Adler, un portiere fortissimo. Avevo pure Neuer, però l'ho prestato un mio amico, quindi mi resta Adler, che secondo me è il portiere più forte dal punto di vista di qualità prezzo. Poi difensori centrali abbiamo Dante, che è fortissimo. Poi abbiamo Boateng e anche non Hummels, ma bensì Felipe Santana, che questo qua è buggato, ragazzi, un bug della Madonna. Buona testa anche come Dante e Boateng. E invece anche Dante Boateng è una buonissima difesa. Poi passiamo subito ai centrocampisti, che non sono CC ma sono COC. Cerchiamo. Allora, abbiamo uno è Jerome Boateng, buono in piede debole, buono, scusate, cosa c'entra Casillas, buono piede debole, mossabilità discreta, buon tiro e buona testa e anche buon dribbling. Abbiamo centrocampista centrale, non mi ricordo, anzi Gundogan, che però adesso è un po' ciccione, quindi no, vabbè, scherzavo. Buon dribbling, buon passaggio e anche discreta velocità fanno di questo giocatore uno dei miei centrocampisti preferiti per adesso. Esterno destro potevo scegliere tra Herrmann e Müller, però ho scelto Müller perché ha tutte le cose migliori di Herrmann, tranne la velocità, che è più veloce Herrmann, e il dribbling, che è uguale. Potevo scegliere anche altri gentagli, però mi va bene così. Invece esterno sinistro, il mitico Marco Reus, 85 di overall, mossabilità e piede debole 4 stelle, 91 di velocità, 86 di dribbling, 86 di tiro. Uno dei miei giocatori preferiti. Poi abbiamo attaccante centrale, attaccante destro, Xherdan Shaqiri, mi piace per la velocità e il dribbling. Poi abbiamo attaccante sinistro Swain, perché lui è il bug in persona, Alexander Swain credo si chiami, vero? Proprio così. Velocità è l'unica cosa che spunta all'occhio, però anche, fidatevi, anche un tiro della Madonna. E poi lui, colui, Murphy, no vabbè, ovviamente Robert Lewandowski, che è una bestia di testa, soprattutto una bestia. Non è molto veloce, però vi assicuro che il tiro, anche se è 78 di tiro, non, cioè, non è una cosa vera, perché ha un tiro della Madonna. E niente, adesso vi lascerò un po' con questa squadra e andrò a fare una partita e vedremo come andrà a finire. Quindi ci vediamo dopo, bella. Regà, eccomi tornato. La partita l'ho vinta. L'ho vinta, e però a un certo punto del video vi farò una domanda, che poi vabbè, vedrete in quel punto del video. Per adesso vi dico subito che questo avversario ha quittato, per questo non durerà molto le clip, e l'ho tagliata anche in modo da far vedere solo i gol, perché sennò durava un'eternità. Tralasciando queste cose, vi dico subito una cosa: io FIFA lo amo, io amo Code FIFA, solo questi giochi, però vorrei fare anche dei video su Destiny appena riesco a prenderlo, perché da, ragazzi, davvero costano troppo i giochi costano troppo. Oltretutto anche quelli di Call of Duty ti danno i giochi, poi ti danno il DLC, quindi guadagnano i doppi soldi, quindi sti stronzi. Vabbè, tralasciando questo che non c'entra niente di FIFA, vi dico subito che questa squadra è una delle più forti che abbiamo provato, perché vabbè, a parte anche ho provato Neymar e Benzema 88, 89, 30, 40, 41. Tra un po' farò un audio molto bello, dove ci saranno delle cose che voi non saprete mai. Quindi, tra 3, 2, 1, eccolo. Ragazzi, a questo punto del video
vi invito a stopparlo e a scrivere nei commenti se segnerò questo rigore o lo sbaglierò. E vi invito anche a lasciare un like, quindi scrivete se farò il gol o no, oppure no. E adesso vi lascio alla magica scoperta del gol o no. Ok, come vedete ho segnato perché sono troppo forte e quello lì era troppo scarso. Comunque, vi invito a lasciare un bel mi piace, commentare, iscrivervi, condividere il video da tutte le parti, non lo so, fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un'analisi del sangue, non lo so, fate voi. Comunque, ricordatevi che questo è il gol più stronzo del mondo. Vabbè, anche il portiere, però lasciamo stare. Vi dico che nel prossimo video, forse, se riesco, stanotte lascio scaricare FIFA 15 e forse domani avrete un video di FIFA 15, non ve lo prometto. Ora invece io vi lascio perché sono bellissimo. Ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi. Pa-pa-pa! Ah sì raga, scusatemi, quasi dimenticavo, vi invito a passare dei link in descrizione, che c'è il link di Megafilo 2 che mi ha fatto il banner, che è un grande, adesso arriverà pure l'immagine del profilo, state calmi, sarà una figata di sicuro. E secondariamente vi dico anche di passare dal canale dei Nasty Boys, che sono dei miei amici che hanno chiesto un po' di sponsorizzazione, e anche di passare dal canale di Ardex o Fez, ve lo lascio tutto in descrizione, quindi passateci raga perché sono dei miei amici e sono brave persone che fanno bei video. Ciao raga.